Alla vigilia del 1° maggio, la festa dei lavoratori, su 130 dipendenti della società König di Molteno, in provincia di Lecco, si è abbattuto un fulmine a ciel sereno, perché la società, l'ultima proprietà, ha deciso senza preavviso di chiudere lo stabilimento. La König è una storica società lecchese, nata nel 1966, che fabbrica ed è innovatore delle catene da neve. Nel 2004 la società è stata acquisita da un gruppo svedese della Tool, che nel 2015 ha passato di mano la proprietà al gruppo svedese della PEWAG. La decisione assunta con perentorietà non è stata fatta precedere da alcun preavviso né da alcuna comunicazione alle rappresentanze sindacali. Semplicemente da parte della società austriaca c'è la volontà di delocalizzare la produzione, parte in Carinzia e parte nella Repubblica Ceca. Quindi, di fronte all'ottimismo sparso a piene mani, a 360 gradi, da parte del Premier Renzi, quello che si evidenzia è la cruda realtà. Alte tasse, alto costo dell'energia che incidono sull'alto costo del lavoro, burocrazia, alti tempi della giustizia amministrativa fanno sì che si moltiplicano i fenomeni di delocalizzazione in tutto il paese e segnano anche il territorio lecchese, che fino a pochi anni fa non aveva e non registrava problemi di lavoro. Voglio ricordare che la disoccupazione fino a poco tempo fa era al 2%, ed è per questo motivo che ho presentato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro del Lavoro Poletti e al Ministero dello Sviluppo Economico, ancorché è vacante dal punto di vista del Ministro, visto le dimissioni del precedente Ministro Guidi, per chiedere se non convengano che la scelta di delocalizzare da parte di questa azienda e di altre aziende dipende dall'elevato costo del lavoro, atteso che i dati OCSE testimoniano che di fronte al costo del lavoro medio d'impresa di 28 euro in Italia, questo è molto superiore di circa il 20% rispetto a quello della media europea. E poi chiedo altresì quali altre iniziative, anche in termini di moral suasion, il governo intende adottare per salvaguardare un'azienda storica del lecchese e soprattutto di centinaia di posti di lavoro. Infine chiedo altresì se il governo non intenda favorire con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale dove membri i rappresentanti della proprietà, dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, insieme alle istituzioni locali, si trovino per fronteggiare il problema e addivenire in tempi rapidi a una soluzione positiva di questa annosa vicenda che, ripeto, rischia concretamente di lasciare senza lavoro oltre 100 dipendenti del lecchese. Grazie Presidente.